Ciao a tutti i Colors, inserirò questa parte prima di tutto il video perché onestamente me la sono dimenticata, perdonatemi. Per questo video voglio ringraziare Achemitica e Dr. D, perché senza di loro la realizzazione di questo video non sarebbe mai stata possibile per tutta una serie di motivi tecnici legati a Filmora. Quindi io vi lascerò in descrizione i due canali, sia di Achemitica e di Dr. D. E iscrivetevi perché così specialmente a uno dei due che non nominerò passa la voglia di andarsene da YouTube. Ciao! Ciao a tutti i Colors e buon anno! Questo sarà per voi il primo video del 2017 e sarà la prima parte del video Ask, sì, perché mi avete fatto talmente tante di quelle domande che a parte una piccola eccezione all'inizio, questa sarà la parte inerente alle domande su di me e uscirà prestissimo invece un altro video con tutte le domande inerenti YouTube, quindi se non vedrete la vostra domanda in questo video non disperate, magari fatemelo notare se in fase di editing ve ne dimentico qualcuna e può darsi che la vediate nel prossimo. Abbiamo una piccola ospite speciale che è comparsa forse troppo poco spesso nei miei video, che è Freya, la mia cagnolina bellina. Non vi chiedo di salutare perché sta... Non le chiedo di salutare perché stare in braccio la rilassa particolarmente e mi sa che si addormenterà a breve. Ho deciso di fare il video con lei perché sono arrivate delle domande anche su di lei. Ma partiamo perché sono veramente tante, credo che il video verrà oblungo come le orecchie dei gemelli Weasley. Luca non esiste, mi chiede. Cos'è per te la libertà? Con che immagine la identifichi? Con un libro, un film, un quadro? Insomma, mi piacerebbe sapere come la vedi e soprattutto se la vedi. Allora, Luca, devi sapere che ho messo la tua domanda per prima perché ci dedicherò un video a parte più avanti. E intanto volevo fartelo sapere. Poi ho voluto mettere insieme Steffi Chanel e Polvia perché sono le uniche che mi hanno fatto la domanda sia su Instagram che su YouTube, quindi le ho messe insieme volutamente. Steffi Chanel mi chiede: ciao, come si chiama il tuo cane? Quanti anni ha? E cosa significa per te? Allora, il nome, volendolo, l'ho già detto prima, ma lo ripeto, si chiama Freya, scritto con la Y, perché ci sono varie forme del suo nome, io ho scelto di adottare quello con la Y, che tra l'altro ha anche un maschile che è Frey. Oggi siamo al 3 gennaio, quindi ti dico che tra 20 giorni compie 2 anni. E cosa significa per me? È una figlia. Qualcuno potrebbe dire, ma è comodo dire che tua figlia quando ha poche esigenze rispetto a un bambino. È una questione affettiva. Tutto qui. Affettivamente per me è una figlia, da difendere, da proteggere come se fosse una figlia con due gambe invece che quattro. Poi sempre Steffi Chanel mi chiede, però su YouTube: YouTube ti ha dato delle soddisfazioni quali? Altrimenti motiva le tue insoddisfazioni. Sì, ci sono state anche delle insoddisfazioni, iniziamo da quelle, perché mi sono accorto che è uguale al mondo del lavoro, se non sei raccomandato, difficilmente spicchi. Però la soddisfazione più grande siete voi con i vostri commenti, con le vostre iscrizioni intese come iscrizioni attive e non iscritto ricambi, con le vostre richieste anche, e poi mi permette, cioè, come posso dire, mi sento paradossalmente meno giudicato che nella vita reale, direi quasi per nulla. Poi
Passiamo alle due domande di Polvia, che, la quale anche lei mi ha fatto sia la domanda su Ask, sì, su Ask, su Instagram che su YouTube. Su Instagram Polvia mi ha chiesto quando partorirà i cuccioli, poi ha intenzione di tenerli. Ebbene sì, la notiziona, per me notiziona, è questa. Questa signorina è incinta. So che questa cosa potrà suscitare le ire dei fondamentalisti dell'animalismo, però non vedo perché nasconderlo quando sono arrivate delle domande e il miracolo della vita è uno dei più belli che ci sia. Questa signorina è incinta e partorirà tra circa 2 settimane, attorno al 16 gennaio. Noi terremo un cucciolo, se femmina bene, altrimenti terremo anche un maschio qualora non dovesse fare per nulla delle femmine, oppure se le femmine venissero adottate. Ma abbiamo contattato già da un anno a questa parte una serie di persone serie e fidate che conosciamo di persona, io e gli amici che vivono con me, e quindi tutti i cagnolini hanno una casa. Invece la domanda di YouTube, sempre di Polvia, è: qual è il tuo sogno, animale preferito, hobby preferito? Beh, il mio animale preferito è senza dubbio il cane. Come si sarà capito, insomma, se no non ne avrei presa una, però non mi dispiacciono anche i gatti. Hobby preferito? Cantare, assolutamente, anche se non è l'unico. E il mio sogno è serenità personale e famiglia costruita, visto che con quella di origine non è andata bene. Le domande speciali terminano, passiamo alle altre domande su YouTube su di me. Allora, YouTube è una di Facebook anche. La mia sorellona Miriam, che saluto, a cui mando un bacione, mi chiede: hai mai avuto nostalgia della comunità che ci ha fatto conoscere? O ormai fa parte di un passato chiuso? A presto, caro. Ciao carissima. Ti risaluto di nuovo, vabbè. Mi dispiace che la community che ci ha fatti conoscere ormai quasi 10 anni fa sia praticamente morta, però dal momento che è morta, a eccezione tua e di Federica, per il resto per me fa parte di un passato chiuso. E a questo ricollegherei anche la domanda di Nadia, che ho conosciuto su un forum dedicato a The Sims 3, invece non 2 come Miriam, che saluto. Ciao Nadia, e mi chiede: quali sono i tuoi videogiochi preferiti, compreso The Sims naturalmente? Bene, The Sims, anche se ho un legame particolare con il 3, perché rispetto al 2 mi entusiasma di più per funzionalità. Poi ho un legame affettivo con i giochi della alcuni giochi del Nintendo 64, tra i quali però spicca fra tutti The Legend of Zelda: Ocarina of Time. The FGA Show mi chiede: il mio sogno più grande, al quale ho già risposto, vivo da solo se magari non me lo posso permettere proprio fisicamente, la tua paura più grande. Che la mia dipendenza dagli altri possa aumentare fino a condizionarmi ulteriormente la vita. E la solitudine più nera, quella che adesso fortunatamente non ho ancora raggiunto. Poi Alessandro Mangili o Mangili, boh, mi chiede: cosa cambieresti di te e cosa invece ti piace? Di me cambierei il prendermela. Prendermela per cose, persone, situazioni che magari non meritano. Di me cambierei la mia tendenza talvolta ad aprirmi troppo con le persone sbagliate, e il mio sesto senso allegramente a passeggio. Quello che invece mi piace è la capacità di dare il meglio di me stesso dal vivo, la caparbietà e la testardaggine quando le utilizzo bene, altrimenti no. E direi basta. Lorenzo Potterhead, che mi fa sempre dei bei commenti, mi chiede: film preferito?
Canzone preferita? Tra l'altro la canzone preferita me l'ha chiesta anche Paint Your Face, che saluto. Se dovessi scegliere un film... Scusate. Se dovessi scegliere un film che rappresenti la tua vita, quale sceglieresti? Se fossi un cattivo Disney, chi sceglieresti? Se fossi un unicorno, di che colore sarebbe la tua criniera? Ti adoro, grazie. Allora rispondo piano piano. Film preferito è impossibile, inclassificabile. Canzone preferita altrettanto, impossibile, sono troppe. Se dovessi scegliere un film che rappresenti la tua vita, quale sceglieresti? La mia vita è degna di un film almodovariano che non esiste, di Pedro Almodóvar. E penso che tu sappia di chi sto parlando, visto che abbiamo qualcosa in comune. Se fossi un cattivo Disney, chi sceglieresti? A me non piace tirare fuori la cattiveria, anche se c'è, quindi direi nessuno. Se fossi un unicorno, di che colore sarebbe la tua criniera? Ma naturalmente una criniera arcobaleno. Sì, aggiustati, Frey, aggiustati, sì. Spero di non saltare nessuna domanda. Danielita92 mi dice: ciao Ricky, intanto buone feste. Le mie domande sono: chi sono i tuoi YouTubers preferiti? E ti piacerebbe avere altri animali? Se sì, quali? Amore, che c'è? Scusate ragazzi, c'era Freya che voleva scendere, ma me lo aspettavo. Stavo rispondendo alla domanda di Ranelita, che mi chiede i miei YouTuber preferiti e se vorrei altri animali. Sinceramente sì, ma visto che i cani stanno per diventare due, perché appunto uno o una rimane con noi, penso che per il momento non sarà possibile. Se potessi però adotterei anche un gattino, perché come ho detto prima mi piacciono anche i gatti. I miei YouTubers preferiti, oddio, questa è una domanda che mi mette sempre paura di offendere. Però ti rispondo lo stesso. Una è sicuramente Gerulia Alice Amore, perché la conosco di persona, è nata un'amicizia e soprattutto perché è la prima YouTubers, no, YouTuber che io abbia mai seguito. Poi c'è sicuramente altro quando, perché per quanto io non sia un grande fumettaro, la sua innovazione mi piace. Stessa cosa per Grizzly, anche se il format è diverso perché è innovativo, non lo porta nessuno, ma lui è un figo per questo. E poi boh, sono tantissimi, io spero che non si offenda nessuno, ma veramente nominarvi tutti è qualcosa di umanamente impossibile proprio. Joy Ileri, ciao Bruna, mi chiede: io ultimamente penso spesso al passato, ho fatto milioni di errori, tante cose dette a caso, tante cose non dette nel momento giusto, tante cavolate, e poi mi dico: ma se potessi tornare indietro, cambierei qualcosa? La risposta è sempre no, perché ho paura di cambiare, di ammettere di aver davvero fallito. Ora, dopo lo sprologo, arriva la domanda. Tu hai paura del cambiamento? Se ti fosse data la possibilità di tornare indietro e cambiare qualcosa, lo faresti? E anche se non puoi raccontarci i dettagli, qual è stato il tuo momento sliding doors? Non so cosa sia un momento sliding doors, ma credo che sia un momento, a giudicare dalla tua domanda, in cui ho desiderato di tornare indietro. Ebbene sì, tornerei indietro perché ad oggi non sono contento di alcune scelte che ho fatto, anche se non mi condanno, perché penso che capiti a tutti. Tornerei indietro circa alcune scelte che riguardano la mia vita privata, e per cui ho avuto bisogno dell'aiuto di altre persone. Chiederei lo stesso aiuto ad altre persone. Stiamo parlando di professionisti, non di persone comuni. Mi rivolgerei a professionisti diversi da quelli ai quali mi sono rivolto, sicuramente. E poi un'altra cosa che farei, che
che cambierei sarebbe il coming out con i miei genitori, non perché io mi vergogni di essere gay, assolutamente, ma farlo con i miei genitori è stata una zappa sui piedi. Avrei comunque vissuto la mia vita lontano da loro, come poi ho fatto. Poi la mia amica Caterina, grandissima, mi chiede: dovresti scegliere, no, dovendo scegliere una persona da portare con te in un lungo viaggio, chi porteresti? Un bacio grande. È un po' difficile perché sai, delle persone che mi vogliono bene praticamente non ho conosciuto di persona quasi nessuno. E quindi cioè, rimane sempre il dubbio che uno possa anche, non lo so, tipo non sentirsela volendo, no? Non sentirsela di affrontare un viaggio con tutto quello che comporta la mia disabilità. Però ti devo dire una cosa, io ho sempre sognato la vacanza con gli amici, ancora più dell'amore. Quindi il mio sogno sarebbe una vacanza tra amici prima ancora dell'amore. Satilix Channel, ciao Gianfranco, ti saluto, mi chiede: frugando in cantina trovi la lampada di Aladino, quali sono i tuoi tre desideri? Marito, lavoro, casa. Le mie ziette adorate del canale Ricette e Risate in pochi minuti mi chiedono: a chi vuoi più bene, alla zia Mira o alla zia Clara? Evitato a rispondere lo zio Marco, poi mi fanno gli auguri per Natale, perché insomma è un po' che ho lanciato questo ask. Ciao ziette mie. La verità è che io, anche se magari non lo dico tanto spesso, io voglio bene a tutte e due. Come ho detto anche in un commento ieri l'altro, non mi ricordo, a volte vedendovi così uniti e felici mi spiace che non siate famiglia anagrafica per poter abitare vicini, ridere, scherzare, assaggiare i manicaretti, perché no? Va bene. L'amichevole youtuber di quartiere, ciao Samuel, mi chiede: la persona più cara a te, dolce o salato? Assolutamente dolce, anche se non disdegno il salato. La persona più cara a me, si ricollega un po' alla domanda di Caterina, questa è un po' difficile da classificare perché la maggior parte dei miei affetti sono lontani e quindi poco vissuti, non saprei. Filomena Pellegrini mi chiede: quali sono i tuoi propositi del 2017? Come ho detto a qualcun altro, ma tu te non potevi sapere, quindi adesso per te è una domanda nuova. Io preferisco non fare propositi. Preferisco non fare propositi perché, sinceramente, non mi piace essere deluso, tantomeno da me stesso. The Smiley Taste mi chiede, vabbè, mi ringrazia per gli auguri, mi fa gli auguri e poi mi chiede: se potessi scegliere un posto dove andare a vivere, cosa sceglieresti? Spero di aver letto bene. Io avrei due alternative, o Londra, oppure una grande città italiana, perché io non credo di avere la tipica mentalità di provincia, senza voler parlare per stereotipi. Infatti Grosseto mi rimane abbastanza stretta. E quindi una di queste due. Il lascito d'uomo da altri tempi mi fa gli auguri e mi chiede: qual è la tua serie a fumetti preferita? Bene, caro, nonostante io segua il canale di Filippo, ti devo dire vergognosamente che io non ho una serie fumetti preferita. E a proposito di Filippo, ci ricolleghiamo alla domanda sua, il suo nick e altro quando. Il mio amico Filippo del canale Altro Quando mi chiede la domanda più scontata possibile: c'è uno scenario fantastico proveniente da un libro, un film, un fumetto o altro in cui ti piacerebbe vivere anche solo temporaneamente, e se ne indichi uno per quali ragioni? A parte che non è scontata perché è più completa di altre domande che ho letto in giro, mi è piaciuta. Quindi ti rispondo prevedibilmente anch'io
Vorrei passare qualche ora ad Hogwarts, lo scenario di Harry Potter, possibilmente però senza morti, perché per quanto adori quella saga, credo che la zia Jo sia un po' troppo fissata con le morti. Ti mando un bacio. La Swamp mi chiede: ma dai, ma che bel traguardo, buon anno nuovo. La mia domanda è: ho oscurato quella di YouTube, perché la domanda di YouTube andrà nel prossimo video. Hai dei progetti privati e personali che stai realizzando o vorresti fare? Beh, questo si potrebbe un po' ricollegare alla domanda di Gianfranco, Satellix Channel, nel senso che sì, il mio progetto privato e personale consiste assolutamente nella realizzazione personale, prima di tutto, e penso che nel momento in cui mi sentirò un po' più realizzato personalmente e professionalmente, probabilmente è più facile che qualcuno si accorga di me come uomo e io posso avere una realizzazione anche sentimentale. Poi c'è Mimì, che sono contentissimo di vedere, perché insomma non la vedo tanto spesso, che mi ha fatto un sacco di domande. Qual è stato il regalo più bello che ti hanno mai fatto? Non lo so, perché di solito chi mi fa i regali ci azzecca quasi sempre, quindi non saprei scegliere. Qual è il cibo che mangeresti all'infinito? Pizza. Te ne ho detto uno, ma in realtà sono troppi. Qual era il tuo gioco preferito da piccolo? Ti metto una foto se ce la faccio, perché abbiamo qualche anno di differenza, non so se te lo ricordi, ma io adoravo Emilio Robot. Raccontaci l'ultimo sogno più strano che hai fatto. Buone feste anche a te. Vabbè, le feste sono quasi passate, però ho letto tutto. Sogno strano, oddio, che ho fatto di sogno strano? Boh, non mi viene in mente, magari lo racconterò in un video se mi verrà in mente. Il conte Max Venturacci, che saluto perché è uno dei pochi che conosco di persona, mi dice: grande ricca, anno nuovo, facciamo la collaborazione che ti ho promesso. Intanto, come si dice, Maremma, buona fine, buon principio, grazie, anche se ti ho già risposto. La domanda invece è: se potessi disinventare qualcosa, cosa sarebbe? Io penso alla falsità, perché così ognuno sarebbe costretto a dire quello che pensa e i rapporti umani sarebbero tanto più facili, cosa che invece non succede. Vanessa Makeup 100 mi chiede: qual è il tuo desiderio più grande? Ho già risposto. Come affronti i momenti no? Ti stimo tanto e ti mando un bacio grande, buone feste, grazie, siete sempre troppo buoni. Ho oscurato la tua domanda di YouTube anche qui, perché verrà nel video dedicato più a YouTube, che sarebbe la seconda parte di questo Ask. Come affronto i momenti no? Molto spesso male. Molto spesso male perché non sono molto bravo a canalizzare la rabbia. Dai. Non so a che punto mi si sia spenta la fotocamera. Comunque, ripartiamo dalla domanda di Vanessa Makeup 100 per sicurezza. Qual è il mio desiderio più grande? Ti ho già risposto. Come affronti i momenti no? Molto spesso male, perché comunque non sono molto bravo a canalizzare la rabbia. Da parte del video. Dracoftera mi chiede: cosa vorresti per il 2017? Dei tre desideri che ho già citato prima, ti rispondo che per il 2017 vorrei almeno il lavoro, perché non gliela faccio più a stare a casa. Spero che rientrerai presto nel gruppo. Filottete mi chiede: la canzone che hai usato sotto questo video è Il gioco dei Negrita? Poi se mi viene una domanda migliore te la faccio. Ma in realtà questa domanda va benissimo, Filippo. Ti rispondo che no, non è il gioco dei Negrita, perché evito, a parte il fatto che evito sempre le canzoni protette da copyright. Ora non mi ricordo il titolo della musichetta precedente, ma sicuramente fa parte della YouTube Audio Library.
Luca Mary De Cadella mi chiede: hai mai amato e spezzato il cuore durante l'adolescenza facendoti piangere? Non ho capito se intendi che il cuore l'abbia spezzato io o me l'abbiano spezzato, ma vi rispondo che durante l'adolescenza non ho amato proprio. Cioè, così. Tagliamo la testolina al toro. Aspettate che controllo perché ho paura di essermene mangiata una. Infatti era così. Carmen mi chiede: ti è mai capitato di fare una cosa e poi mentirtene un bacio? Beh, penso che non mi sia capitato tanto meno spesso di qualunque altra persona. Però ricordiamoci di non arrabbiarci troppo con noi stessi e di concederci anche la possibilità di sbagliare ogni tanto. Bene ragazzi miei, io credo a questo punto di aver risposto a tutte le domande. Do un attimo una piccola controllata per vedere se mi sono mangiato qualcosa, ma credo e spero di no. Bene, voi avrete visto un taglio durante la controllata. La prima parte del video finisce qui. Appena metterò online la seconda parte, comparirà una nota qui.